Ciao a tutti ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovo video dopo molto tempo. Dopo più di 2 anni torniamo con un'intervista a un pezzo grosso del motorsport. Dopo l'estate del 2021 avevamo intervistato Lorenzo Carlini, il pilota del Bassonera, se non ve la ricordate andatela a rivedere. Oggi non intervistiamo un pilota, ma comunque un pezzo grosso, qualcosa di simile. Quindi lascio parlare lui perché è lui. Questo grosso perché sono alto, non per... Sì, mica per il calibro. Ciao a tutti, in veste di amico di Leo e suo fan per tutte le sue attività professionali, vi presento, sono Fabrizio Manciucca, lavoro nell'ambiente MotoGP da quasi 30 anni, attualmente responsabile tecnico del team RQ Racing Fitenoli in Moto2 con il mio pilota attuale Zonta Mantegò, di cui qui abbiamo un bellissimo casco. Questa è della stagione del 2023, vero? Sono uguali a della 2022, ma non è cambiata la grafica. Sia sponsor che grafica è rimasta uguale. Da quanto tempo quindi lavori in questo settore, dato che hai detto lavori nella MotoGP, da quanto tempo lavori in questo settore appunto e come è iniziato, se ce lo puoi dire? Ma come no, diciamo che alla base c'è sempre una grandissima passione che mi animava da circa la tua età, anche prima, da parecchio prima. Io in un'epoca in cui, adesso sembro ancora più vecchio dei capelli bianchi, ma in un'epoca in cui non c'era molto Google o internet in generale, bisognava bussare alle porte dei vari team italiani dove magari trovavi l'indirizzo da qualche parte e ti proponevi per essere d'aiuto. Dicevano: ma tu sei meccanico, sai qualcosa? Un po' tutto, ma non di questo livello. E quindi mi proponevo come tutto fare, qualsiasi cosa c'era da fare, l'importante è che mi portavano alle corse. E quindi ho iniziato un po' rompendo un po' le scatole a tutti, proponendosi di fare i vari lavori che andavano dall'ospitality alle pulizie con la scopa di tutto il piazzale, finché una volta ci fu la realizzazione di un team nuovo, un'avventura da zero, magari nel 1996. Quindi partimmo nel 95 e andai a fare un corso in Aprilia per vedere se ero idoneo, per vedere insomma se uno lo meritava o meno, no? Di quei tempi. E quindi iniziai in pianta stabile come acquisizione dati, il famoso telemetrista, che era una cosa che ammiravo molto perché era un ruolo nuovo nel panorama. 30 anni fa? Sì. Delle corse dell'epoca, era una cosa nuova perché all'epoca i meccanici facevano tutti da solo, capito? Quindi c'era il meccanico che smontava testa, cilindro, pistone, guardava, qui magra, grassa, no? Sì, lì è rimasto un po' per tutto, diciamo, l'epoca dei due tempi, però ci abbiamo iniziato a mettere le temperature di scarico, il sensore di detonazione, quindi abbiamo, diciamo, un po' inserito in quel periodo, in quella generazione, dei valori, dei parametri in più per la messa a punto, per essere più utili all'attività di tutti. Sempre più sofisticati. Esatto. Abbiamo, diciamo, aggiunto 3 volte più cavi elettrici a quello che già c'era. Peso? Ma sì, poi il peso. E poi... Però comunque questa cosa ha portato a più potenza, cioè tutte robe positive. Ma non è tanto più potenza, ma innanzitutto non era solo il motore, ma iniziavamo a fare anche sospensioni, mentre prima mettevano un O-ring sulla forcella e dicevano: ah, manca così, la forcella è dura, andato a pacco, ma magari era andato a pacco perché aveva preso un cordolo e con le vibrazioni era sceso. Quindi abbiamo dato un po', diciamo, di valore, un po' di scienza, insomma un po' di tecnologia, quello che era solo un aspetto di manualità e praticità. Più che potenza, ti dicevo, è stata un po' un'ottimizzazione, no? Cioè tu prima per fare una messa a punto magari ci voleva un'ora, ok? Ah, certo, perché dovevi aspettare i due tempi, la messa a punto non si poteva fare durante il turno, perché tu dovevi vedere il pistone, no? Quando vedi il pistone, quando apri tutto. Sì, a meno che il pilota non aveva una sensibilità, un'esperienza tale che con
e con il suo feeling diceva: guarda, questa è grassa, è magra, te dava delle indicazioni. Ne hai avuti anche dei piloti così sensibili? Sì, uno in particolare ti racconterò. Allora, che succede? Che una prima fase della carburazione a due tempi la facevano al cavalletto, no? Quando iniziano a sgassare, la sensibilità del meccanico, il contagiri diceva: grassa e magra, passaggio massimo, minimo, lombo, le tre fasi, diciamo, principali dell'erogazione del motore a due tempi. Poi hanno iniziato alcuni piloti a sviluppare questa sensibilità e dire: guarda, stavo per grippare, l'ho ripreso al volo, oppure questa grassa non gira. E allora durante il turno qualche correzione si poteva fare, ma quando dopo dovevi aspettare per una cosa vera e propria alla fine del turno, perché se faceva la famosa staccata, tu eri piccolo, ma per esempio al Mugello la staccata va fatta in potenza massima, no? Quindi si tirava il motore fino alla sesta marcia, capito? Sesta marcia, poi pulsante di massa e frizione. Io ve l'ho reso, staccata. Esatto. Perché se no non pulisci bene il cielo del pistone. Invece applicando un sensore di detonazione, la tecnologia diciamo dei fine anni 90, con dei sensori delle termocoppie che mettevamo con una, diciamo, perizia incredibile, maniacale, perché il decimo del millimetro che spostava già a 5 gradi, allora mettevamo questi sensori e grazie un po' ai parametri che ci facevamo, quindi il telemetrista che sceva perché apportava una cosa nuova, il meccanico veniva anche un po', diciamo, ti portava in considerazione, che lo sentiva come un aiuto, no? Come un'interferenza, no? E quindi abbiamo portato un qualcosa che in quel periodo è stato sentito, avvertito come una novità, perché io sono arrivato e ho iniziato subito con Valentino Rossi. Ah, ok, sì, con Valentino, diciamo, al primo anno di Moto Mondiale, con il team AGV di Giampiero Sacchi e Aprilia. Giampiero Sacchi di Terni, come di noi? Di Terni come noi, certo. Grandi personaggi che ha fatto grande il motociclismo a Terni, insomma. E quindi in quel periodo la telemetria si diffondeva un po' a tutte le moto che la volevano. Anni di grande fermento, quindi. Sì, perché prima era solo in Aprilia, ce l'aveva Max Biaggi la telemetria, acquisizione d'anni, capito? Dopo fecero delle apparecchiature, diciamo, più modulari, che era possibile metterle, e quindi dai team ufficiali è stato diffuso anche ai team privati. Ah, perché prima solo gli ufficiali? Sì, perché i costi erano quelli. Ah, la complessità dell'oggetto era elevata. Bisognava realizzare un cablaggio apposta, ci volevano centralini apposta, ci volevano i cruscotti. Io ho iniziato in aprile all'inverno facendo i cablaggi, quindi cominciando a fare queste cose. Adesso nel 2024 vai a comprare l'R1 di serie, vai lì preparata pista e ce l'ha la telemetria adesso, quindi arriviamo pure sulle moto di serie. Ma è anche giusto, no? Certe tecnologie si diffondano a macchia d'olio negli anni e diventino di supporto a tutti gli appassionati, no? Perché adesso una piccola telemetria è montata anche sulle ovale, per dire, ormai piccola, però esiste. E adesso quindi mi sorge spontanea la domanda, no? Dopo tutto questo che mi hai detto, che hai fatto tutte robe strane, sofisticate, tecnologiche, eccetera, hai una laurea, un titolo di studio importante o solo un corso in Aprilia? Ah, ecco, sì. Beh, diciamo che io sono stato quello a cavallo di due generazioni e, diciamo, io non ho proseguito gli studi in ingegneria proprio perché ci fu questa opportunità di andare a lavorare e quindi, diciamo, ho un diploma di istituto tecnico, però come spesso tu ti senti dire che sei giovane, non si finisce mai di studiare, no? Quindi io alcune cose che non ho fatto a livello universitario le ho dovute studiare privatamente, capito? Perché le nozioni di elettronica, in quei tempi io avevo a che fare con l'elettronica e l'informatica, no? Perché avevamo un'acquisizione dati basata su dei software d'analisi e un impianto montato. Quindi non è tanto il corso in Aprilia, ma gli studi che dovevi fare per compensare le lacune, diciamo, culturali. Però quello che è stato più utile, sinceramente, ma non voglio dire più utile perché magari parietico, diciamo, è stata la grande passione per le moto, che ti ha dato un'infarinatura che magari era
utile per comprendere meglio delle cose teoriche, capito? Certo, quando c'è la passione è tutto più leggero. Sì, 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 poi i tempi cambiano, no? Adesso io assumo principalmente ingegneri quando devo fare delle assunzioni. Perché? Perché la vita cambia, il livello si alza culturalmente e quindi diciamo ci sono alcuni che non sono proprietari di un titolo di studio superiore, però insomma se a parità di preparazione, di esperienza eccetera, scegli un titolo di studio che può essere più opportuno, perché oggi le università rispetto all'epoca danno sempre più una metodologia moderna di lavoro, no? Di approccio a quello che va fatto, quindi anche certe metodologie di lavoro sono importanti e innovative. Quindi adesso per un giovane d'oggi rispetto al giovane che arrivò 30 anni fa è più difficile entrare a far parte di questo mondo, o pensi che qualcuno come sei stato tu ha la possibilità di entrare in questo mondo senza laurea ma aggiornandosi passo passo come hai fatto tu? Io penso per assurdo che è più facile oggi. Ah, perché con l'avvento dei telefoni ti faccio cercare di dare una qui. Ma sì, vabbè, quello lì è sicuramente, insomma, da LinkedIn poi, no, cioè le metodologie di ricerca del lavoro, di condivisione, il famoso network, sicuramente, insomma, no, rispetto al passo parola, ecco. Però c'è un discorso che io faccio che è anche puramente quantitativo. Se tu guardi una squadra di MotoGP ufficiale, normalmente sono circa 35 persone, no? Che fanno due piloti, mm-hmm. Ok? Quindi facciamo che siano circa 35 in Ducati, circa 35 in Aprilia, eccetera, eccetera. Circa. Una volta la squadra ufficiale da 500 HRC, che era la più, diciamo, 500 due tempi, facciamo che è come la MotoGP di oggi, sì, no? Certo. Okay? Che diciamo era lo stato dell'arte della categoria regina, avevano due meccanici per moto, quindi due moto, quattro meccanici, dietro uno facciare gomme, un autista di un camion, uno facciare sospensioni, erano la metà, ma forse un po' meno della metà, arrotondiamo e facciamo la metà. Quindi oggi ci sono delle figure professionali, chi è specializzato in analisi dinamica del veicolo, okay, chi è specializzato in analisi delle sospensioni, chi fa elettronica pura, chi fa azzeramenti e calibrazioni sensoristica, cioè ci sono una marea di figure professionali in più rispetto a quando ho iniziato io, capito? Poi io, è vero, sembra, diciamo, un po' che è andata tutto facile, è andata bene, adesso se ci guardiamo indietro, no? Abbiamo fatto un minimo di carriera, insomma, che io, diciamo, apprezzo e sono soddisfatto, però realisticamente, cioè, per il posto da telemetrista in quel team c'era da scalciare, no? Dovevi dimostrare di essere all'altezza, sì, che volevi essere tu, sì, capito? Perché poi, cioè, un pilota che viene su una squadra dice che tecnici ci sono in quella squadra, ah, quei meccanici, quel telemetrista, ah, ok, quel telemetrista è bravo, capito? E allora, ma si sparge la voce, perché il collega suo, l'amico suo, magari gli ha detto, guarda, quel telemetrista me lo trovo parecchio bene, perché mi aiuta, mi fa... Quindi diciamo che nella vita e nella professione non si finisce mai, no, di andare in avanti e di migliorarsi. Perché? Perché i posti di un livello come il campionato del mondo sono sempre riferiti a un'eccellenza. Il massimo. Capito? Il massimo. C'è gente che prova dal campionato europeo a passare al mondiale, ma dopo purtroppo viene rimandata al campionato europeo perché non sono a livello sufficiente per... A proposito di questa cosa che dici tu, di un pilota che viene dall'europeo al mondiale quando torna all'europeo. Anche dei meccanici, io parlo dei tecnici soprattutto, eh? Soprattutto dei tecnici. Ah, ci sono tecnici che vengono all'europeo al mondiale e poi se ne vanno? Ma non è che se ne vanno, cioè è una selezione naturale, capito? È una selezione naturale, cioè tu c'hai un ristorante Stella Michelin, prendi un cameriere magari che ha voglia di imparare da un ristorante trattoria e quello non si adegua a quel livello e arriva alla trattoria, no?
E qui è uguale, noi abbiamo uno standard qualitativo richiesto che è alto, no? E questo è alto per i capi tecnici, è alto per i telemetristi, è alto per gli elettronici, è alto per chi fa le sospensioni e per i meccanici. Cioè, da noi quello che fa le gomme, dici che ci vuole a fare gomme? Che ci vuole a fare gomme è un detto che fa sorridere solo a dirlo, insomma, no? Perché è richiesta un'eccellenza, quindi arrivare a certi posti, entrare, a volte la domanda, come giustamente tu hai fatto, si ferma a entrare in un ambiente, ma è più difficile rimanerci che entrarci, capito? Perché certo, entrarci è anche sulla fiducia, cioè tu mi porti un buon curriculum. No, però devi dimostrare, certo, devi fare i fatti. Vito, ma tu mi porti un curriculum, mi porti un titolo di studio interessante, dei master, adesso i master sono molto molto importanti, io insegno dei master proprio per ingegneri post laurea che vogliono intraprendere una carriera da race engineer, no? Quello che faccio io, quindi responsabile tecnico oppure acquisizione dati, e io gli do una formazione dal punto di vista pratico, no? Cioè post studio, che è sempre meglio. Beh, sicuramente aiuta e vedo che questi master adesso stanno andando tanto perché io team lo ritengo un valore aggiunto. Io lavoro per Experis, che è uno dei più importanti in Italia, e tanti che escono da Experis vanno alle gare. Perché? Perché comunque è un qualcosa che va oltre il titolo di studio, che è altamente specializzato, no? Però la possibilità io te la do in funzione di studio, preparazione, persona, approccio al lavoro. Dopo mi devi dimostrare che te lo meriti, perché altrimenti se vi ma c'è ad esempio il tirocinio in questi settori? Che uno che fa università viene lì dopo tipo un mese a stare, non si fa, non a quel livello. E quindi hai detto che hai iniziato con Valentino Rossi, quindi subito un nome pesantissimo tirato fuori. Beh, all'epoca non lo era, lo è diventato, nel senso che dopo quattro gare avevamo capito. Magari che... è meglio di tuo perché c'è diventato. No, io ero un boccia, come dicevano nel team, ero un principiante e voglio essere il più onesto possibile. La mia limitata esperienza dell'epoca magari non ha aumentato il valore aggiunto. Si può dire, però, con altrettanta onestà intellettuale, che un team di sei persone in percentuale, di sei? Ma per dire che lavora con un pilota, c'era un capo tecnico, uno che faceva le sospensioni, due meccanici e uno dietro. C'erano altri due meccanici che facevano, Luca Bosco Scuro, che era il titolare della Speed Up adesso, che era il mio pilota all'epoca in 250, noi eravamo un 125 e 250, no? E all'epoca c'erano i team che avevano le classi miste, adesso è più classe per classe, no? Però chiaramente non puoi, diciamo, prenderti dei meriti in percentuale alta di quello che è stato fatto, però in generale si rema tutti in una direzione, no? Quindi c'è più o chi meno un lavoro di team ha fatto sì che qualche risultato, no, è passata la storia, insomma. E quindi quanto tempo siete stati, diciamo, insieme tu e Valentino Rossi? Io ho fatto con lui il primo anno i test invernali. 125 intendi? Sì. 125 test invernali del 1997, quando dopo ho vinto il titolo. E sono stato poi spostato al 250. Perché io avevo con lui o senza di lui? No, senza di lui, con un altro team. Perché, diciamo, serviva più una persona in 250 e mi hanno spostato lì. E me la ricordo perché è stata un'avventura importante, perché magari, diciamo, i risultati non erano paragonabili alla vittoria del Mondiale Valentino, però sono stati interessantissimi dal punto di vista di carriera, perché lavorare nel 250 era più... Il salto di categoria, cioè da adesso diciamo Moto3 e Moto2 all'epoca 125-250, sì. Il salto quindi da 125 a 250 era sicuramente difficile per un pilota, ma anche per te che non sei pilota, che stai dietro le quinte, è difficile quando sei passato da 125 a 250? Beh, diciamo ti devi aggiornare molto? Diciamo che le caratteristiche, cioè una caratteristica che è simile
tra Moto 3 125 e il Yamaha Moto 2, no? Diciamo che nelle piccole cilindrate, più è piccolo il motore e i cavalli che ha a disposizione, più è importante lavorare al meglio, diciamo, ottimizzare le prestazioni di motore, cambio, deve essere tutto raccordato perfettamente, anche i rapporti del cambio interni devono essere tutti raccordati, ti cambia il vento, diciamo, da una direzione, ti aumenta o ti diminuisce, è uno per esempio degli aspetti dove attualmente il team Leopard fa la differenza, no? Cioè loro hanno... Come mai? Perché hanno una messa a punto che a un livello molto alto, sono molto molto dinamici ai cambi di condizione, vabbè, lavorano moltissimo, ma anche altre squadre lavorano tantissimo, però per esempio sono molto molto reattivi ai cambi di condizioni, e quindi quando le condizioni diventano difficili, casualmente loro sono uno di quei team che approfitta sempre per fare la differenza, no? Allora che succede? Quando tu hai una classe minore, come diciamo 125 o Moto 3, il motore è l'aspetto principale, no? Nel caso del 250 tu hai il cilindro che normalmente fa solo 125, tu ce l'hai due volte, c'hai un superiore e un inferiore. Nel caso della Aprilia bisognava avere un po' più di accortezza al cilindro inferiore, perché rischiava di perdere tempo. Non sono simmetrici? È V, no? No, dico, nel senso, non lavoro tutti e due con lo stesso esempio carburatore, stessa taratura del carburatore. No, uno sta sopra e uno sta sotto, hanno fatto due tarature diverse. Anche la lunghezza degli scarichi, perché quello sotto a volte rimaneva più freddo, quindi devi avere delle accortezze diversamente, fasciare scarichi, tenere le temperature un po' più alte, variamo un pochino la fase. No. Teoricamente sono uguali, per andaforte no. Quindi 500 ancora di più? Allora, il 500 per assurdo era talmente tanto potente che veniva un po' livellato verso il basso, no? Capito? Per esempio tu c'hai sempre 125. Non è come 105 ti ottimizza tutto, 500 poi sta un po' più rilassato. Lo devi rendere guidabile, no? Lo devi rendere guidabile, non lo devi rendere potente. Cioè, faccio un esempio, no? Tu c'hai 125, c'hai carburatori da 42, 125, no? E il 250 c'aveva due carburatori da 42, ok? Faccio un esempio, no? Da 41. Il 500 c'ha il carburatore da 36, capito? Perché dovevi privilegiare la guidabilità rispetto non c'era alla potenza massima. Era quello. Volavi via. Quindi tu più, diciamo, sale la categoria, no? E più, dicevo, il discorso iniziale ha a che fare con un parametro diverso che è quello della ciclistica, cioè tu devi regolarti in funzione della dinamica del veicolo. Perché? Perché il motore è già sufficiente, per esempio la Moto 2, il motore mappi in continuazione, ma mappi parzializzati, mappi comunque, fai un piano quotato per l'iniezione, ma non è complesso, diciamo, è più una questione di matematica, dei numeri, no? È tutto gestibile, per l'amor del cielo, perché non devi smontare un carburatore e rimontarlo, capito? Adesso fai dal computer, certo, tacchi un cavo, no? E fai il piano quotato diverso. Però subentra una moto più grande, una moto di oltre 140 miglia secco, a quel punto conta la dinamica del veicolo. Anche il 250, che pesava solo 100 kg, la differenza qual è? È che tu, se non regoli bene le sospensioni, strappi la gomma a posteriore, non curva perché la forcella è troppo dura e troppo morbida, la moto non è bilanciata, se vena, scivola. Perché? Perché c'ha un telaio, una ciclistica che lavora in una maniera completamente diversa da una moto piccola. Tutto è uguale, ma le proporzioni crescono un pochino col peso della moto, con le dimensioni della moto.